Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono appena tornata dal lavoro e siccome sono ancora truccata, anche se sono stanca morta, ne approfitto per girare questo video così domani ho tempo, insomma, di mettere via le cose perché se no lascio i sacchetti in giro in camera un anno e mezzo e quindi vabbè, ho detto ma sì, dai, ultimo sforzo della giornata, fai questo video così non ci pensi più. E siccome la videocamera, come potete forse vedere qua nell'angolino, è in carica, cioè sta caricando sul PC i video precedenti perché era piena, sto provando a registrare con il cellulare. Vediamo un pochettino come esce questo video. Non lo so, non ho idea. E vabbè, vediamo. Allora, acquisti. Ovviamente DM, come potete intuire, ma in realtà sono acquisti misti. C'è dentro un po' di cose varie, quindi man mano poi vi dico. E forse vi metto anche qualcosa di abbigliamento, vediamo come memoria, come siamo messi. Tiro fuori a caso le cose e ve le mostro. E insomma, senza un ordine logico o dirvi quando le ho prese o non le ho prese, tanto le ho prese e ve le faccio vedere. Tra l'altro, da DM ci sono già tutti i kit natalizi, ci sono dei kit stupendi, bellissimi. Volevo comprare tutto, per il momento mi sono trattenuta perché devo fare un pochettino di mente locale su che regali devo fare, che voglio fare. Quindi ho aspettato prima di lanciarmi in spese folli. E quindi ho comprato non tantissime cose, il necessario, diciamo così, però veramente ci sono dei kit favolosi. Comunque, allora, novità, questa non l'avevo mai vista, credo che sia una linea nuova uscita, questa qui, di cui c'è anche, mi sembra, la maschera e qualche altro prodotto, il lip balm e qualche altra cosa, non mi ricordo adesso, comunque. Questa qui notturna e queste sono le solite fialettine di concentrato. Questo rigenerante notturno al frutto della passione. Sappiamo che queste qua non hanno un buon inch assolutamente, però a me piacciono. È una coccola che ogni tanto comunque mi concedo, diciamo così, e mi faccio una settimana di trattamento. Adesso ho appena finito quello di Alverde, sempre in fialette, però in vetro quelle. Insomma, una cosina così, 99 centesimi. Maschera, questa qui, questa è una maschera in gel, anche queste qua sono mascherine nuove, in edizione limitata, per cui l'ho presa. Questa è una maschera in gel per tutti i tipi di pelle, formula arricchita con estratto di cristallo, un'azione energizzante e rinfrescante. Solite mascherine che mi piace, insomma, provare. Quando sono in edizione limitata le acquisto, costano poco, quindi proviamo. Poi ho riacquistato lo shampoo secco, questo qui, questa volta ho voluto cambiare, ho provato a prendere quello di questa linea, che è una linea che comunque mi piace molto, fa dei prodotti per capelli di diverso genere, e io di questa linea li avrete sicuramente visti perché ve li ho mostrati mille volte, lo shampoo antigiallo, la maschera. E l'olio favoloso che uso per i capelli, con cui mi trovo benissimo e che ho riacquistato e riacquistato. Siccome sto finendo lo shampoo secco che ho in utilizzo in questo momento, ho voluto, insomma, comprarlo e provare a prendere questo. Costa forse leggermente pelino di più questa linea, ma neanche esageratamente, quindi insomma, ho preso. Poi ho preso questa che era in offerta a 99 centesimi, è la crema depilatoria con burro di karité ed estratto di loto, 50 ml di crema più una spatolina. Io di solito preferisco le strisce, però diciamo che in emergenza, quando magari le strisce non riescono a strappare, magari il giorno dopo poi ci vado con la crema se voglio un risultato perfetto, diciamo così. E quindi insomma costava pochino, presa la scadenza, però devo tenerla d'occhio perché dove starà scritto non lo so in questo momento. Vabbè, ci faremo caso poi.
Ho preso, questo in realtà dai cinesi, ma è tutto dentro lo stesso stecchetto, e comunque questi si trovano anche al DM in realtà, le ricariche per il deumidificatore, quello piccolino. Io ne ho uno in bagno, ne ho uno nell'angolo, in questa stanza, poi per il resto della casa usiamo quello grande, proprio da 15 litri, e lo svuotiamo 2 volte al giorno, quindi io da questa casa tiro fuori 30 litri d'acqua al giorno. Secondo me è una follia, veramente, è una roba impressionante, tanto è umido, questo posto, veramente ogni tanto trovo il pavimento bagnato, i vestiti umidi che stanno nei cassetti, le cose ammuffite, c'è tantissima umidità, abbiamo un grosso problema purtroppo, ci fa anche uscire la muffa alle pareti e quant'altro. Per cui cerco di ovviare un pochettino con questi sistemi, siccome comunque il deumidificatore è uno, lo faccio girare un po' per le varie stanze, però siccome avevo trovato delle scarpe ammuffite qui in camera, ne avevo messo uno qui e uno in bagno dove facendo la doccia col vapore, l'umidità e tutto peggiora ancora di più la situazione. E quindi insomma mi servivano. Tra l'altro mi sono accorta dopo che ne ho presa una alla lavanda e l'altra invece normale. Vabbè, fa niente, pazienza. E queste qui costicchiano perché costano 3,90 euro l'una. E vabbè, qua vabbè, abbiamo lo scontrino. Poi sempre dai cinesi ho preso questa scatolina perché era adorabile, mi piaceva tantissimo. Anzi, adesso la tolgo anche la trovo proprio adorabile, mi piaceva tantissimo, spero che renda con questa luce, non lo so, però c'è sulla Medusa, mi piace molto. Poi, sempre dai cinesi, ho preso per 1,90 euro, sì, o 1,50 euro, no, 1,90 euro, sì, questi pecciocchi, contorno occhi, idrogel, pelle morbida e vellutato con melograno e champagne. Di questa marca Seta Blu avevo già provato altri pecciocchi che mi erano piaciuti moltissimo, quelli con l'oro moltissimo, mi erano piaciuti per il prezzo che hanno, comunque vedo un risultato che con altri pecciocchi magari non vedo. E quindi quando ho visto quelli ho detto ma sì dai prendiamoli, ce ne sono dentro 6, in realtà io pensavo che erano 6 coppie, invece sono 6 patch, quindi praticamente 3 coppie. Ne ho già fatta una l'altra sera, me ne sono rimaste 2, ha avuto sì un bel risultato, e sentivo poi dopo la zona del contorno occhi più tesa, più tonica, un effetto tensore effettivamente, però allo stesso tempo ecco un bel effetto morbido, insomma mi sono piaciuti per il prezzo che hanno, secondo me questi ne vale la pena, rispetto insomma alla maschera di questa marca che odio tremendamente, e loro invece no, è seconda confezione di diversa tipologia che acquisto e mi sono piaciute entrambe, quindi questi può essere che continui ad acquistarli, ecco. Poi, sempre dai cinesi, ho preso dei sacchettini a 80 centesimi. Questi sacchettini sono 6 pezzi che uso sempre per l'umidità, da mettere nei cassetti con del sale. Quindi praticamente li riempio di sale da cucina, sale grosso, e poi li metto nei cassetti dei vestiti proprio per aiutare per quanto riguarda la muffa e l'umidità. Quindi praticamente assorbe tutto il sale che diventa duro. Quando è duro poi lo vado a sostituire, lo butto e lo vado a sostituire. Questo fa sì che l'umidità venga catturata da questo sacchettino anziché dai miei vestiti. Quindi l'avevo già fatto, ne ho 6 già che avevo messo nei cassetti più critici, siccome la situazione sta diventando ancora più critica, ne ho presi altri 6 in modo che posso farne altri e riempire tutti i cassetti. Poi. Altre mascherine. In tranche diverse sono stati questi acquisti, infatti non mi ricordavo neanche esattamente quello che vi dicevo prima delle ampolline che ho preso quest'ultima volta, la volta prima invece avevo preso la maschera, non mi ricordavo neanche più, erano dentro nel sacchetto. Questa appunto è una maschera viso rigenerante con olio di passiflora ed estratto di pietra di luna.
E dovrebbe essere una maschera notturna. Niente, sono tornata alla fotocamera perché quel telefono veramente ogni 3 minuti si ferma e non capisco mai se sta registrando o no e devo rifare un casino. Dicevamo, dovrebbe appunto essere una maschera notturna, quindi che non si risciacqua, esatto, ma si lascia in posa, si massaggiano poi i residui fino a completo assorbimento. E niente, era carina, quindi l'ho voluta provare. Poi, sempre altra limited edition di questa linea qua, tutta così glitterata. Questa è peel off, con estratto di pietra di luna per pelli normali e miste. Non so cosa faccia, nel senso che non dice cosa fa. La formula agisce in profondità purificando la pelle, ok. E niente, carina, carina. Spero che sia glitterata come la confezione. Boh, non so, è una mia idea, spero. Poi, novità che non avevo visto prima, come queste mascherine d'altronde, anche questa mascherina per gli occhi. Fatta così, quindi non i soliti patch, ma questa sorta di occhiali, di maschera per gli occhi. Maschera occhi rinfrescante in tessuto, un pezzo. La formula base acido ialuronico, acqua di cocco ed estratto di alghe rinfresca il contorno occhi ed allevia gli occhi gonfi. E non lo so, mi ha incuriosito, quindi ho voluto provare a prenderla. Insomma, peccato che ce n'è dentro una, perché vabbè, però insomma, per provare, presa e portata a casa. Poi preso i rasoi, non ho mai provato rasoi di Balea. Però insomma mi servivano, quindi ho preso quelli che normalissimi, che costavano poco, ce ne sono dentro 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5, e mi sembra che costassero 90 centesimi, 1 euro, 1,99 euro, adesso non ricordo precisamente, comunque veramente poco, e quindi ho deciso di prendere questi qua, sì sono 5, ce l'avevo sopra la mano ma c'è anche scritto. Carini tra l'altro, così rosa, molto molto carini. Poi ho preso, vabbè, una cosa che non c'entra niente in realtà è di MAC ed è lo struccante oleoso, il Cleanse of Oil. Questa è una versione normale, poi esiste anche la versione azzurra che è quella, dico tranquillizzante, ma non è un termine correttissimo, però sì, quella per le pelli più sensibili, un po' più calmante, lenitiva, perché contiene camomilla, insomma, gli estratti più delicati e sono fenomenali questi struccanti perché rimuovono la qualunque, a base ovviamente oleosa, quindi poi va risciacquato. Veramente ottimo. Di solito prendo quello azzurro, però insomma non c'era, è finito, per cui vabbè, questo. Poi sempre per i capelli, sempre della linea che vi dicevo prima, uguale allo shampoo secco, ho preso un'altra volta, quindi l'ultima volta, non quella in cui ho preso lo shampoo secco, anche questo prodotto che credo sia nuovo perché io non l'avevo mai visto, ed è spray capelli di Strecanodi. Mi ha subito incuriosito considerando che ci metto una vita e mezza per pettinarli, perché come faccio così? Esatto, nodi, cioè li ho appena pettinati e comunque fa questa roba. Vabbè. Ideale per sciogliere i nodi e per rendere i capelli docili al pettine. Formula a base di olio di cocco e pantenolo, agitare prima dell'uso, nebulizzare su capelli umidi o asciutti ed asciugarli come d'abitudine. E niente, mi è incuriosito e quindi ho voluto provare ad acquistarlo e in sostituzione dell'olio magari proviamo anche questo prodotto e vediamo com'è, sono proprio curiosa. Poi della, diciamo, collezione, chiamiamola così, natalizia, ho preso due cosine che sono delle ottime idee regalo. E io vi consiglio di fare un giro al DM per avere proprio uno spunto per dei pensierini, perché veramente vi potete sbizzarrire, c'è di tutto e secondo me fate un'ottima figura perché sono prodotti ottimi, eccezionali, packaging spettacolari. Bel regalo, ecco, io sarei contenta. Certo, a me basta poco, però vabbè. E ho preso due prodottini. Allora, questa perché vabbè, dai, guardatela, cioè come facevo a lasciarla lì? Cioè,
top proprio. 2,95 euro costa, non li avrei mai spesi effettivamente pensandoci seriamente, però è troppo carina. Quindi per una crema mani non li avrei mai spesi, ma per una crema mani con questo packaging assolutamente sì. Ed eccola qui. Tra l'altro c'era, come dire, regalo molto carina, anche una confezione che ne aveva all'interno tre, che costava 8,99 se non sbaglio, che comunque divisi fanno ancora il prezzo di uno. Ed ero tentata di prendere quello, di tenerne uno io e gli altri magari fare dei pensierini. Però non mi piacevano gli animali che c'erano. Questo invece era proprio carino, fatto così. E allora alla fine, al posto del kit da tre di questi, ho deciso di acquistare solo questa. Però se vi piacciono, se usate tanto le creme mani, se quegli animaletti vi piacciono, se avete dei pensierini da fare, non ve ne frega di tenerlo per voi. Erano carini anche quelli. Aprite la confezione, li dividete, prendete un sacchettino trasparente, gli mettete un bel fiocco e avete fatto un pensierino, secondo me, figo. Poi, sempre per me, in realtà, questo kit di scrub. Sono due scrub per il corpo da 100 ml. Uno è più che scrub peeling, però vabbè, poco cambia. Balea peeling corpo con olio zucchero al profumo di mela e uno invece al profumo di prugna. Confezione veramente carinissima, mi piace tantissimo. L'ho già aperto perché volevo sbirciare com'era la confezione è fatta così, è poco, non c'è tantissimo prodotto, qua in due volte lo si fa fuori se si fa tutto il corpo. Però mi incuriosiva tantissimo perché sicuramente è un'edizione limitata e mi piaceva, per cui ho voluto acquistarlo. Costava 4 euro qualcosa, per due comunque sono 2 euro per 100 ml. Considerando che quelli di Organic Shop costano 2 euro qualcosa, facciamo 3, ma sono tipo 3 volte questo, ovviamente non è un affarone, è uno sfizio. Siccome è un'edizione limitata, me lo voglio provare, me li sono presi, secondo me sono molto molto belli e anche questo come idea regalo è molto carino. Dovete, ecco, magari essere sicuri che piace il genere, però secondo me è bello, non potevo lasciare lì questi, quindi prese. Ma queste due sono le uniche due cose per il momento che ho preso, diciamo così. Però, in realtà c'è un però perché ho anche una cosa molto molto speciale. Ta-da-da! Eccolo qui! Calendario dell'avvento di Balea. In realtà io non lo aprirò per farlo vedere, sono sincera, anche perché di video dove si vede l'interno ci sono e in realtà dietro c'è tutto, quindi non è così difficile. Se volete che vi interessa, tutto il più fate anche uno stop e guardate con calma per capire se è una cosa che può interessarvi o meno. Secondo me ne vale la pena. Io non voglio rovinarmi la sorpresa, anche perché in realtà è un video. L'ho già visto, quindi so già quello che c'è all'interno, ma non mi ricordo e non voglio neanche pensarci, perché io me lo voglio proprio godere come vero e proprio calendario dell'avvento. Quindi ogni giorno mi aprirò le mie caselline e mi gusterò il mio regalo giornaliero, che a dicembre ce n'è davvero bisogno. E quindi non lo aprirò prima per farvi vedere cosa c'è dentro, ma ne parleremo poi. È bellissimo, è gigantesco, costa 14,90 euro, quindi 15 euro praticamente. Ma per 24, anche se sono mini size, secondo me è un ottimo prezzo e sono molto carine anche le confezioni perché sono proprio con packaging natalizi studiati apposta per il calendario. Ciò mi fa pensare che non sono degli scarti magari della produzione che ficcano dentro perché non sanno cosa farne. Sono creati apposta e mi piace molto, ma non è finita, non mi sono accontentata, diciamo così, e ho preso anche questo, che visto così fa un po' paura, ma è il calendario dell'avvento con le fialette. All'interno di questa mega fialettona ci sono, come si può vedere un po' da qui, 24 fialette, una per ogni giorno, che io poi andrò aprendo questa parte a
estrarre giorno dopo giorno per farvi il mio bel mese di benessere. E vi dico un pochettino quello che c'è all'interno. Allora, vabbè, 24 fiale, allora, Age Guard, concentrato nutriente a base di polisaccaridi di plancton per una pelle liscia ed elastica, effetto calmante e rigenerante grazie all'aggiunta di pantenolo. Hyaluronic, formula idratante a base di acido ialuronico per una pelle soda dall'aspetto fresco e giovanile. Shining Star, fluido rivitalizzante e rimpolpante con caffeina ed un complesso attivo a base di algina ed estratto di papaya, con brillantini. Winter Guard, concentrato protettivo idratante con olio di mandorla, ideale per la cute stressata dall'inverno. Formulazione a base di acido ialuronico, pantenolo ed estratto di cotone, rigenera e dona idratazione alla pelle. Golden Shine, qua mi fa pensare anche qua qualcosa di sberluccicoso, formulazione a base di caffeina ed estratto di papaya, rivitalizza la pelle e dona idratazione per un aspetto uniforme e liscio, con perle di colore dorato. Quindi due sono un po' particolari e le altre no, vabbè. E niente, lo sappiamo come si utilizzano, ma ve lo leggo giusto per applicare dopo la detersione, aprire la fiala, servendo... Versare il contenuto palma della mano senza toccare l'apertura della fiala, applicare delicatamente sul viso, collo e decolleté e lasciare assorbire. Conservare il dispositivo di apertura per aprire con facilità le successive fiale. Ma che cos'è il dispositivo di apertura? Boh, ci dovrebbe essere un qualcosa che le apre. Non lo so, vabbè. Ah, forse questo affarino qua, sì. Vabbè, ne parleremo anche di questo dopo l'uso, perché io non aprirò in anticipo neanche lui, ma aprirò tutto dall'1 dicembre. Per una volta non vedo l'ora che arrivi il 1 dicembre, che così almeno questo mese, quel mese, insomma, ho qualcosa che mi allieta un po' tutti i giorni. E niente, questo per il momento è tutto. L'abbigliamento ve lo faccio vedere in un secondo momento, perché credo che sia venuto già comunque un video lunghettino, non lunghissimo ma lunghettino, quindi ve li mostrerò in un'altra occasione, magari con altro abbigliamento, vedremo. E sono un po' in ritardo con la pubblicazione dei video, purtroppo ho un po' di problemi con il PC e quindi faccio veramente fatica a montare video. Quindi o non li monto e li carico così come sono, o se devo montarli veramente ci impiego un'eternità. E purtroppo per questo sono indietro. Sono indietro di qualche mese in realtà, nel senso che ho fatto tanti video, ne ho girati tanti, ma purtroppo non sono ancora riuscita a caricarli, per cui spero di riuscire a caricare questo prima del Natale, ma non ne sono certa in realtà, però fa niente, insomma, comunque era per passare un po' di tempo con voi, farvi vedere gli acquisti e ne riparleremo sicuramente con calma in altri video. Poi sono la maggior parte cose, a parte queste due che sono edizione limitata e i calendari, sono cose che potete bene o male sempre trovare al DM, quindi che ve ne parli prima o dopo insomma non cambia tantissimo, però ci terrei, ecco, a caricarlo in tempo per farvi vedere i calendari dell'avvento. Se non riesco qui, probabilmente li caricherò su Instagram, quindi in questo momento magari se state vedendo il video ed è in ritardo, se mi seguite su Instagram magari avete visto nelle mie storie o in qualche foto, in qualche post, insomma, questi acquistini un po' speciali. E niente, per il momento quindi è tutto, io vi saluto, vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao ciao!